Piano sbagliato. Appartamento è piano. Io sono cardiopatica e mi hanno dato la casa all'ottavo piano. E io purtroppo sono operata di cuore, ho avuto un'ischemia e me la sto prendendo perché praticamente ho di bisogno. Lei da quanto tempo stava aspettando la cosa popolare? 7 anni. 14 anni. Ho aspettato 25 anni. Ogni anno mi dicevo che la casa era pronta, era pronta. Per anni fu stato l'emblema del degrado. Guardava Palazzo Cemento, era il simbolo del disfacimento delle periferie. Questo palazzo viene ricordato come il palazzo del malaffare. Le case sono queste e sono 24 alloggi di 2 vani con 45 metri quadri, 24 alloggi di 4 vani con 75 metri quadrati e 48 alloggi di 3 vani che sono 64 metri quadri, soltanto 10 hanno i servizi per l'handicap. Che ne so, hanno assegnato per esempio per 4 persone, 4 componenti, 2 vani. Sono buchi. Piccoli, non c'è che dire. Però sempre là siamo, se uno ha bisogno ci torna, giusto? Mia socia ha 18 anni, l'ha fatta nel 2006 la domanda e finalmente lo hanno chiamata per questa casa, per questo alloggio, quindi 18 anni che aspetta. Abbiamo fatto richiesta nel 2006 ed è dal 2006 comunque che aspettiamo, io, mia moglie e i piccoli. Ho una bambina che è sorda e un'altra che è talassemica, fa le trasfusioni ogni mese. E quindi in difficoltà abbiamo dovuto fare un'emergenza per la casa. Lei quindi non è entrato ancora? No, ancora no. La sorpresa arriverà a momenti. Diciamo che è un nuovo inizio per noi. Perché praticamente dove sto ora ho la fogna a casa. Io sono operata di cuore, ho un bambino di 3 anni, una bambina di 10 anni con la puzza e la casa sempre viene di fogna e non si può stare. Non è agibile. Ho di bisogno questa casa, veramente necessaria. Adesso quanti anni le hanno assegnato? 2, sono piccolissimi perché ho la cucina e la stanza da letto. E la stanzetta non ce l'ho per i bambini. E dove dormi? Ora faccio la madia a ponte e vediamo una soluzione. Quindi tutti quanti nella stanza con voi o nella stanza? No, nella stanza della cucina. Mi cagano se mi cucco la cucina, un salone, mi dicono l'angolo e il salone. Chi se sta a casa cammeretto? Che faccio? Dice che poi presto vediamo si cambia. Speriamo.